Recentemente presentata presso i locali dell'ATL del Cuneese, la 22esima festa del Marrone di Chiusa Pesio, che si terrà il 26 e 27 ottobre, come ci spiega il sindaco Claudio Baudino. Ci fa un grande piacere poter portare appunto a conoscere la nostra manifestazione. Inizierà il 26 ottobre, sabato 26 avremo l'inaugurazione del Centro di Castagne Culture Chiusa Pesio e poi seguirà il 27 la Fiera del Re Marrone. L'evento inizierà il 26, come detto prima, con l'inaugurazione del Centro di Castagne Cultura, che a seguito di un progetto andremo a inaugurare questo Centro di Castagne Cultura, che vede realizzata l'area di welcome e in più tutto l'arboretto frutticolo. Poi in seguito avremo delle visite in frutteto, andremo a vedere i frutteti di Marrone Chiusa Pesio, sono tipici della nostra zona. Andremo a vedere appunto alcune aziende agricole che da anni hanno portato avanti questo lavoro di manutenzione e recupero di frutteti. Mentre spostandoci la domenica avremo un mercatino, una fiera che inizierà al mattino verso le 8, 8 e mezza e proseguirà tutta la giornata di domenica con l'evento nelle strade del paese e ci saranno presenti la Proloco e altre associazioni che forniranno a tutti il caldo arrosto e i prodotti tipici del territorio. Impegnato nell'organizzazione dell'evento anche il presidente della Proloco di Chiusa Pesio, Diego Bottasso. Venite a Chiusa Pesio perché c'è da assaggiare questo splendido marrone di Chiusa Pesio, fa parte del marrone di Cuneo, ma esiste la specialità del marrone di Chiusa Pesio, quindi venite a provare i nostri prodotti, a passare tempo nel nostro mercatino della domenica e quindi soprattutto assaggiare le degustazioni del sabato sera con polenta a base di castagne e marroni e la domenica anche con pranzo a base completamente di marroni, quindi venite a trovarci per provare questi nostri prodotti. E sempre 26 e 27 ottobre a Vinadio si terrà invece la Fiera dei Santi e la mostra della pecora sambucana. A parlarcene il sindaco Angelo Giverso. L'offerta sarà questa, che quest'anno nei locali del Reveling, sperando nel bel tempo, avremo la musica occitana proprio nel Reveling rinnovato. È due anni che stiamo lavorando nel Reveling, i lavori sono pressoché ultimati, abbiamo già messo come comune la cucina, il bancone del bar dovrebbe arrivare, in primavera il Reveling verrà aperto, però è già stato utilizzato durante l'estate per delle manifestazioni, quest'anno in occasione della fiera verrà proprio riproposto i balli all'interno del Reveling, che sono proprio il Reveling che è sovrastante al prato dove vengono esposte le pecore, di conseguenza sarà un bel giro passando sotto del forte e andando nel Reveling. Il Reveling in questi anni è il forte, è cresciuto ogni anno il forte, il restauro assieme al recupero della pecora sambucana. Possiamo dire che il Crusette e l'agnello sambucano sono il forte di Vinadio. Penso che questo possa servire a tutti, perché il forte ormai è conosciuto, ci sono ancora adesso visite di scolaresche nel forte e noi speriamo che i prodotti di Vinadio siano il forte per tutta la Valle Stura. E a concludere gli eventi dell'ottobre cuneese, il 31 sarà il momento dell'Uvernada, tradizionale festa, che durerà fino al 2 di novembre, di cui ci parla Alberto Della Croce, responsabile del coordinamento della Fondazione Amleto Bertoni di Saluzzo. Uvernada è la grande festa delle genti occitane d'autunno. Quest'anno, tra il 31 ottobre e il 2 di novembre, è una grande sorpresa però. Oltre alla grande serata occitana con Ludalfine e Luta Page, arriverà da Matera Onyx Club, una bellissima collaborazione tra la città di Saluzzo e la capitale europea della cultura, che dura ormai da oltre un anno, un concerto, una partitura per orchestra diretta da un grande maestro statunitense e che nasce dalla registrazione dei suoni della città di Sassi e dell'antica capitale del Marchesato.